Mi Generation è riuscita a portare qua oggi sindaco, assessore alla cultura, assessore Tajani, insomma la giunta sembra scommettere sui giovani. Oggi credo che sia una data importante almeno quanto il forum delle politiche giovanili. Lì abbiamo ascoltato, abbiamo costruito un rapporto di sinergia con le ragazze e con i ragazzi di Milano che ci hanno dato idee, proposte, capacità di innovazione, iniziative grosse, alcune di contorno che però danno l'idea di una città più viva in cui i giovani hanno nuove opportunità, nuovi spazi e diventano un fulcro del cambiamento. Stazione Creativa come un luogo dove si svolge un'importante funzione di produzione di nuove idee e di nuovi progetti nell'ambito appunto della cultura e dell'industria creativa, ma che riescono a trovare anche momenti di forte rappresentazione attraverso un livello anche di aggregazione del pubblico giovanile. Quindi miscelare insieme l'aspetto produttivo, l'aspetto laboratoriale con un aspetto invece più performativo e spettacolare. Ok, ha parlato poi di state cercando insomma un gestore Pieroca e immagino ci sarà un bando. Vi aspettate un grande gestore o piuttosto una rete di piccoli che possano portare anche un pochino le istanze che vengono un po' più dal basso nella città? No, il bando è proprio costruito per favorire la partecipazione di aggregazioni di soggetti vari, quindi la lettura delle linee guida che abbiamo approvato ieri in giunta e poi la pubblicazione del bando darà proprio rilievo a questo aspetto. Noi ci aspettiamo soprattutto aggregazioni di realtà associative che insieme concorrono a formare un progetto per la gestione dello spazio ensemble. È evidente che Informa Giovani ha accettato la sfida con noi di ricostituirsi, di diventare un hub delle politiche giovanili, cioè un luogo capace di offrire servizi, essere luogo di riferimento per i giovani milanesi, ma essere anche uno spazio pubblico condiviso e attraversato. Ovviamente uno spazio pensato negli anni 90, oggi nel 2014 deve essere ricostruito in relazione a quelle che sono le nuove opportunità dei giovani, ma noi su questo investiremo proprio insieme a chi lavora ad Informa Giovani, proprio insieme ai ragazzi, perché quello diventi un punto di riferimento. Beh, mi aspetto un nuovo slancio per rendere Milano più attrattiva per un mondo giovanile che è complesso, perché c'è il mondo giovanile degli studenti, ci sono i giovani che cercano un lavoro, i giovani che hanno un lavoro precario, i giovani che cercano divertimento ed aggregazione. La sinergia sempre più forte che dobbiamo costruire è quella tra l'amministrazione, chi si occupa di politica giovanile però, e chi poi le politiche giovanili le pratica davvero, dalle educatrici agli educatori, alle associazioni, ai collettivi, agli incubatori di imprese, a costruire una sinergia che metta insieme tutte queste risorse per immaginare una Milano giovane nel medio e lungo periodo. Si è parlato molto oggi di spazi grandi e concerti in Piazza Duomo. Come si concilia questo invece sull'impegno di questa amministrazione sulle periferie? Beh, sulle periferie stiamo lavorando tantissimo, come si sa, impegneremo su delle periferie proprio un intervento, proprio recentemente l'abbiamo comunicato formalmente, un intervento straordinario di rivalutazione delle periferie, ma soprattutto vorrei che si finisse col parlare delle periferie, perché saranno i luoghi più esterni della città, saranno dei nuovi centri e rispetto alla futura città metropolitana saranno dei centri all'interno di una grande struttura metropolitana che ci permetterà di non parlare più di periferie, tantomeno di periferie abbandonate. Grazie. www.migeneration.it